Innanzitutto la casetta di educazione dell'ambiente servirà appunto a far capire il concetto del riciclo, della sostenibilità ambientale ai cittadini e anche soprattutto alle piccole generazioni che stamattina abbiamo invitato qui. I primi mesi sarà anche per educare la cittadinanza al concetto della tariffa puntuale con i nuovi mastelli che hanno il barcode appunto per la raccolta puntuale. E poi sarà fruito da tutte le associazioni ambientali e anche dalle nostre scuole. Era necessario, l'importante è capire anche l'attenzione che c'è stata nella costruzione di questa casetta, che è una costruzione veramente con l'attenzione del riciclo, perché è fatta di canapa, con dei mattoni di canapa, e quindi c'è stata proprio l'attenzione.